Sei una visione. Sì. Ah, sono senza fiato. Grazie. Sono molto contenta di essere venuta. Ah, anch'io sono contento. Ogni tanto è bello scappare un po' dal ristorante, anche da mia madre. Non è che non ci vada d'accordo, è solo che tutta la sua vita è quel ristorante. Io non voglio finire come lei. Lo posso capire, Rosa, è comprensibile. Oh, guarda, danno il problema con me. Sei andato a vederlo? No, non vado spesso al cinema. Queste sono proprio le cose che mi fanno impazzire. Quando ci sono persone che oggi, nel nostro paese, combattono per la vita e per la libertà, e noi andiamo a vedere schifezze del genere, che non vogliono dire un accidente. Ah sì, allora perché l'hai visto? Per mia mamma. Ah, lei si è divertita un sacco. Ormai abbiamo dei gusti così diversi, è che lei sia contenta di vivere la sua vita. Beh, io invece no. Vorrei lasciare qualcosa in questo mondo. Uscire dal guscio e vivere fino in fondo. Lo sai che cosa vorrei fare? Lavorare per la Croce Rossa. Oppure andare a battermi contro l'apartheid. Ah, io non lo so nemmeno. È che la vita è così frustrante. Sì, so cosa vuoi dire. Ah, sono proprio contenta di aver accettato. Anch'io lo so. È fantastico avere qualcuno con cui parlare. È una grande fortuna. Ah, sì, infatti. Quanta gente. Lo sai, Rose, le trovo fantastiche le tue labbra. Prego? Volevo solo dirti che hai una bella bocca. Lo hai messo il rossetto? Sì. Sì? Ah, è vero, ma hai sbavato lì di là. Ah, davvero? Sì, solo un po', lo hai in borsa? Credi che dovrei metterlo? Certo. Ok. Allora? No, ma lasciami fare. Ti spiace? Permetti? D'accordo. Grazie. Ciao, Frank. Dai. Ah, Eddie. Sta fermo. Eddie. Direi che sei peggio di me a mettere il rossetto. Dovrebbe andare solo sulle labbra, sai. Oh, sembra un pagliaccio. Me lo hai messo dappertutto. Oh no, aspetta, meglio fare con questa. Ecco. Gli hai riempito la faccia. È andato via tutto, no? Scusa, mi spiace. Lascia perdere, non ne hai bisogno. Sei perfetta anche così. Davvero? Sì, sì, sto bene, sei sicuro? Sì, certo, ora vieni. E Nightlife, caspita, deve essere proprio un posto stupendo, vero? Rose, come festa non è un granché, non siamo obbligati ad andarci. Ma io ci voglio andare. Beh, possiamo andare a ballare in un altro locale, se vuoi, ti va? Ma va bene anche questo. Senti. Ecco lei, amico. Grazie. I conti li sistemiamo tutti. Andiamo.